Ciao a tutti ragazzi! Ciao a tutti! Vabbè. Oggi sono emozionatissima perché ci troviamo, Paola, vicino a Detroit per visitare il famoso museo di Henry Ford e che ospita degli oggetti, diciamo degli oggetti, via, degli oggetti storici molto importanti qui nella storia degli Stati Uniti. Adesso andiamo a cercarlo anche perché ci troviamo in questo momento nel Greenfield Village, che è questo grande spazio esterno, e quindi dobbiamo andare alla ricerca proprio del museo. Andiamo, Paola. Ecco qui, guardate che meraviglia. Sento della musica lì giù, Paola. Credo che oggi avremo davvero tante cose da vedere. Guarda, Paola, questo è Henry Ford, l'inventore dell'automobile. Dobbiamo entrare qui. Wow, Paola, guarda quanta roba da vedere! Possiamo anche salire nella locomotiva! Ragazzi, è impressionante! Paola, fai vedere quanto è grande! Wow! Che impressione! Fantastico! Paola, fai vedere quanto è grande di qua, vieni! Che bello! Ok, qui dentro impazzirò, già lo sento. Vogliamo entrare? Guarda questa anche, che bella, Paola. Wow. Oh, yeah. Proviamo a entrare? Siamo a bordo della locomotiva. Abbiamo Paola ai comandi. Si è liberata l'altra postazione. Vai, Paola, usa i comandi. Dove ci porterai questa volta? Cosa stai combinando? Portiamo il carbone in giro, dai. Mi piace troppo. Paola, c'è troppa roba, non so più dove girare. Aiuto. Troppa. Ecco le automobili d'epoca. Forse è meglio che li riprendiamo di là, che sennò mi arriva la luce delle finestre. Che bellino questo, Paola! Carino? Simpatico, sì. Passiamo, ragazzi, dall'altro lato. C'è anche lo school bus. Oh, il pulmino della scuola! Che simpatico! Di che anno è? 1927. C'è la scritta. Ah, sì. Perché... Ma no, è perché io sto con un occhio sul telefono, un occhio da un'altra parte, intanto mi guardo intorno e non ci sto capendo nulla. Troppa roba, ragazzi.
Che spettacolo! Guarda questa! Però wow! Ah, questa era la parte posteriore di quel treno lì, vedi, mi era sfuggita. Guarda che carina. Che forza. Ah, andiamo a vedere il modellino lì sotto, Paola. Eccolo qui! È immenso! Qualcuno delle Emene! Dove? Ma che la... che carina! Aspettate, vediamo se lo riesco. Vediamo se arriva. Eccolo. Ecco le M&M's. Che simpatiche, Paola. Vai Paola, passiamo da quest'altra parte. Ragazzi, qui è un macello. Non so quanto riuscirò a comprimere il video perché c'è veramente tanto da vedere. O lo taglierò in due parti, ma wow, cavolo, tantissima bacco, roba, ragazzi. Sì, per bacco, ma che meraviglia, parlando. Guardate ragazzi, questo è quello che resta di una McLaren dopo un incidente nella competizione di Indianapolis nel 1973 al primo giro. Ora io ancora non ero nata, quindi questa storia non la conosco. Comunque guardate, impressionante. Queste automobili sono un po' più recenti, Paola, qui già ero nata. Si vede proprio la differenza. Beh, l'evoluzione. Mi sta emozionando. Il maggiolino! Adoro queste insegne luminose, Paola, guarda che belle! Che meraviglia! Lo so, l'ho detto almeno 300 volte, però. Paola, credo che questa sia la prima insegna luminosa del McDonald's. No, allora, ragazzi, questo è il momento mio più emozionante di questa visita, perché questa è l'automobile del presidente Kennedy su cui viaggiava quando fu assassinato. Wow, vedete?
Dai Paola, passiamo sotto l'aereo. Wow. Wow. Cioè Paola, questo è un piccolissimo generatore elettrico. Piccolissimo? Molto piccolo. Del 1903? Dentro troveremo la sedia su cui era seduto Abramo Lincoln al teatro quando venne assassinato. Oh, abbiamo trovato la dichiarazione di indipendenza. Guardate. C'è scritto che sono state create e distribuite 207 copie della dichiarazione di indipendenza, ma solamente 30 di esse sopravvivono ancora oggi. E una eccola qui. Guardate, abbiamo trovato la branda di George Washington durante la guerra. Vediamo ragazzi. Eccola, guardate, era una sedia a dondolo. Aspetta Paola, riprendo tutto. Qui è il momento dell'agonia prima di morire. Wow. Sì, vedete, questa è la scena di quando fu assassinato. Oh, guarda, qui c'è la taglia sul suo assassino. E questo devo dire che è veramente emozionante. Guardate, si intravedono, come giustamente osservato Paola, anche delle tracce di sangue. Mio Dio, da brividi. E anche questo mi fa venire i brividi. Guardate quando ancora erano separati gli ambienti tra le persone di colore e i bianchi. Una sala d'attesa. Le leggi di Jim Crow. La fontanella per bere, solo per i bianchi. Questa solo per i neri. Un altro pezzo di storia importantissima, veramente emozionante. Questo è l'autobus su cui viaggiava Rosa Parks e da cui venne fatta scendere per essersi rifiutata di dare il posto a un bianco e quindi per questo motivo venne arrestata. Possiamo salire a bordo, Paola? Vieni. Ora non so quale sia il suo sedile. Non so. Guardate, questa è una tipica cucina del 1890 nelle zone rurali. Questa invece è del 1840. Qui andiamo ancora più indietro nel tempo, Paola, stiamo nel 1700.
Come si sarà capito, abbiamo girato al contrario, siamo arrivati al 1950. Che meraviglia! È stupenda! Credo di non aver mai visto un posto più immenso di questo. Guardate la televisione di tanti anni fa, 1950, 1960, 1970. Voglio tornare indietro nel tempo. Guardate, questo è un salotto di una casa tipica del 1938. E qui abbiamo una radio, vedete? Il mitico jukebox. Questa invece è un'aula scolastica del 1957. Ragazzi, guardate, il primo Kermit, l'originale. Oh. Ok, mi sta emozionando troppo. Va bene. I mitici Muppets. Ragazzi, guardate, questi sono i vestiti originali dei protagonisti di Labyrinth, ve lo ricordate? Quello con David Bowie. Aspettate che lo riprendiamo. Questo qui. Paola, che c'è in questa provetta? C'è l'ultimo respiro di Thomas Edison. Wow, poi ne parleremo meglio in un post. La guarda! Una cameretta tipica di un adolescente degli anni Ottanta. No, fantastico. Sì, proprio degli anni. Guarda Paola, guarda il primo computer. Guarda che roba. Hai visto sì come stavamo messi? Mamma mia, mi sto sentendo vecchia. Bene Paola, per l'esattezza anni 80, via, 1987. Che dici? Salutiamo da questa bella stanza? Anche se è un po' in disordine, meno male che tu non mi lasci il letto in queste condizioni. Sono fortunata, no, grazie. Allora, sperando che questo giro vi sia piaciuto, purtroppo le cose da vedere sono veramente troppe, ci vorrebbe un documentario di un'ora, però va bene, ma speriamo che il video sia venuto bene lo stesso. Ciao a tutti ragazzi, venite a visitarlo perché è bellissimo!